Lettera a una docente. Cara prof, lei lo sa, insegnar frutti nel tempo concede. La ricerca si intende un po' tutti ci ascolta, ma il setaccio della verità incombe e il bene più sublime infin ci porta. L'imparar veritiero coglie appieno il buon eroe. Lascia in parte il delinquente e nel gioco della vita che rendiamo divertente grazie a lei, leader scrupolosa, le affidiamo le nostre gioie. La discreta risata loro insegnò essere il segreto che l'invidia tiene a bada e ad accettare un onorevole sbaglio al posto di un patetico broglio. Se sul carro vincente tutti salir, lei prof disse lor, non seguite la massa, e se vi diran sbagliate, fiducia in voi stessi orsù abbiate. Cara prof, ad aborrire i cinici lei insegnò, e la mielosa dolcezza dei falsi rifiutò, per poi trasmetter meraviglie, e soprattutto la dei libri meraviglia. Trattar con gentilezza gli studenti è buona cosa, ma senza esagerarne poi la dose. Soltanto con il fuoco e la sua prova del buon acciaio è vita nuova. E se la buona scuola fa paura, lei, prof, non fece lor troppa premura. E all'ombra del maestro, arbor speciale, andò crescendo il dato esperienziale. Ed è John Dewey che lei nel cuore sempre porta. Ecco perché sviluppo e sobrietà già la confortan. E se quel grande, zelante a tavolin non era, lei, prof, narrativa colorata a tutti diede. Romanzo popolar, educazione, lei possiede. Che dire di una prof così pisana? Null'altro, o lor signori, è una gran dama.